Ciao ragazzi, allora vi faccio vedere un po' di roba che ho preso da AliExpress. Allora, questo è un USB da ricarica che ha varie cose. Con questo io posso ricaricare più o meno tutti i telefoni. Più o meno tutti, quindi non mi posso lamentare. Vedete quanti cavi. E questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, questo devo andare a vedere. Però c'è di tutto e di più. Questo era il cavo per il vecchio telefonino che avevo, il vecchio Nokia. Poi questo non, forse non lo userò. Questo qua per il telefonino proprio il più antico che c'avevo, il Motorola. Questo qua mi serve per il piccolo computer. Questo qua mi serve per il lettore. Questo qua mi sa che non lo userò. Questo qua invece è il micro USB e c'ho un po' di telefoni micro USB, quindi benissimo, bellissimo. Ma sai che me ne devo prendere di più, di questo. Alla prossima tornata da AliExpress, la prossima tornata. Poi. Adattatore. Questo è un adattatore per il telefono, basta che riesca ad aprirlo. Basta che riesca ad aprirlo. Con l'USB, vedete? C'è una cosetta da attaccarci? No, per ora no. Però vabbè, con questo ci posso attaccare altra roba. Io poi dovrei prendere, come si chiama, la tastiera, quella micro proprio per i telefoni, quella che diciamo così è piegata e così è aperta. E perché la vorrei prendere? Perché io ho sempre problemi a scrivere i messaggi qua sopra, e questo è proprio il problema. Così perlomeno uso la tastiera e perlomeno riesco a vedere quello che scrivo, perché sennò con la tastiera del telefono io non vedo più quello che scrivo. Poi, cos'altro da AliExpress? Questa bellezza di cosa qua, che cos'è? Allora, questo in pratica, uno dice che cacchio è. Allora, questo in pratica si attacca alla maniglia della valigia, se non mi sbaglio dovrebbe essere questo pezzo qua, devo controllare. E poi questo si fa passare dietro alla valigia che mettete sopra. Quindi avete una valigia. Alzate la maniglia per portarla, ci poggiate un'altra valigetta sopra e con questa la fate poggiare, allora questo lo fate passare dietro all'altra valigia, questo lo mettete sulla maniglia, così si attaccano tutte e due e siete a posto, così riuscite tranquillamente a portare diciamo due valigie, e sapete che quella sopra non scivola. E la bellezza è questa qua. E che cosa vi devo dire? C'è una cosa importante da dire.
Domenica è l'ultimo giorno, poi finiscono i saldi di AliExpress, quindi poi dopo basta. Quindi se avete preso bene, se no dopo rialzano i prezzi. Allora, una cosa bellissima qual è? La cosa bellissima è che quando mettete la roba nel cestino, poi dopo vi arriva un coupon, però non è proprio di quel venditore. Quindi a me diciamo che alla fine non sono servite questi coupon. Poi la cosa dei coupon diciamo è che già il prezzo è basso e quindi e va benissimo. Però la cosa dei coupon è che dovete prendere dal venditore più roba, almeno questo alcuni coupon. Ci sono quelli che se spendi 100 euro, 100 dollari, c'hai 7 dollari di buono e quindi lo puoi usare, però il problema è che poi dopo c'è sempre la dogana, quindi non so a chi convenga, a me di sicuro, quindi per quello niente. Poi comunque diciamo che già i prezzi sono fin troppo abbordabili e ringrazio. Anzi, adesso diciamo che aspetto un po' di roba. Quindi mi sa che ma mi, man mi manderanno a cagare. Però vabbè, fa niente. Cos'altro dire? Beh, mi sono guardata effettivamente su AliExpress, stanno uscendo un sacco di cosette veramente carini o carine utili. E anche dopo devo vedere di prendere qualcos'altro perché ho adocchiato delle robe che mi servono per il telefono, ho adocchiato degli adattatori e devo prendere un altro adattatore poi dopo per mettere sul computer piccolino il laptop diciamo la tastiera anche lì. Almeno quella piccola, ovviamente. Poi devo cercare anche di mettere sul telefono pure il mouse, se riesco. Quindi mi serve un doppio adattatore. Oppure un adattatore che entra qui e poi dopo c'è lo stoppiamento. Devo vedere un po' di trovarlo quello. Perché quello, se non mi sbaglio, per l'iPod su AliExpress l'ho visto, però per i telefoni Android come questo, l'LG Q6 che ho io, non l'ho visto, devo essere sincera, non l'ho visto. Ho visto lo sdoppiatore, però solamente per mettere dentro la cuffia e il microfono, quindi diciamo che devo un po' vedere, mi devo informare, mi devo proprio andare a vedere virtualmente proprio i negozi, quelli che vendono tutte queste robe elettroniche, così magari faccio l'ordine direttamente da lì. E con questo è tutto, vi saluto, ciao, alla prossima.